Ciao ragazzi, sono Rick e ora vi faccio vedere come si costruisce la farm per l'exp. Per prima cosa dobbiamo prendere possesso dello spawner, che in questo caso si trova qua dietro. È uno spawner di scheletri e come vedete, appena aperto l'area, hanno incominciato a spararmi. Ora entro. E nonostante non li abbia ancora killati tutti, per prima cosa piazzo delle torce in giro. Questo impedirà allo spawner di farne spawnare ancora. Ok, ecco fatto. A questo punto cominciamo con un'opera di minaggio. Dobbiamo rimuovere tutto il piano sottostante allo spawner, perché qui ci faremo scorrere l'acqua per direzionare i mob in modo da poterli sfruttare. Servono ancora un paio di cubi. Uniformiamo un po' la stanza, che in realtà non serve, ma vabbè, giusto per essere un po' ordinati. Puliamo un po' tutto e controlliamo se la distanza va bene con dell'acqua. Come vedete, l'ultimo quadrato rimane all'asciutto. Ora recuperiamo l'acqua che in questo momento non serve e scaviamo l'ultima fila. Ora abbiamo bisogno di andare in profondità di 3 cubi, quindi 1, 2 e 3. Inoltre questi 3 cubi devono essere più bassi di un cubo. A questo punto, con 25 scale, dovremo salire. Aiutandoci col tasto Shift, possiamo scavare e piazzare le successive scale. Ora questo passaggio lo velocizzo, che è un po' noioso. Eccoci arrivati in cima. A questo punto dobbiamo scavare un corridoio alto 3 cubi e della profondità di un corso d'acqua. Per prendere la misura metterò l'acqua in questo cubo, non quello basso all'altezza dell'ultima scala, ma quello sopra. Ora, il corridoio deve essere lungo 2 cubi asciutti praticamente. Nel secondo cubo asciutto dobbiamo scavare una profondità di 22 cubi. No. A questo punto, se il mio conteggio è stato giusto, dovrei trovare la zona dove intendo far cadere i mob. Ok, eccoci qua. Tappiamo un po' qui perché ho scavato un po' troppo. Ok, qui arriveranno i mob. Ora, per verificare che
la caduta sia corretta, ma dobbiamo far altro che tornare su. Già che passiamo, togliamo l'acqua che al momento non serve. Come vedete, mi è rimasto solo mezzo cuoricino. Altrettanto succederà ai mob. Quindi chiudiamo in modo che rimanga una finestra di un cubo solo, perché così i mob rimarranno lì e non se ne andranno in giro da nessuna parte. A questo punto dobbiamo togliere la scala. Per farlo utilizzeremo il piccone. Anche questo lo velocizzo perché è abbastanza noioso. Eccoci qua, come vedete ho scavato un cubo di troppo e lo rimpiazzo. Ora ci servirà diversa acqua e alcuni cartelli. Per avere acqua infinita basta fare un buco quadrato e metterci dell'acqua in diagonale in questo modo. Così potremo ripescare tutta l'acqua che vogliamo. Ora, prendendo l'altro paio di secchi che avevo messo da parte e i cartelli, andremo a fare la salita per i mob. Cosa occorre? Allora, anzitutto sul secondo cubo, piazzo un cartello, poi ne piazzo uno in diagonale e uno sopra. A questo punto posso mettere la prima acqua che, come vedete, viene fermata dai cartelli e non scende. Per sicurezza metto un cartello anche qui, perché l'acqua dopo potrebbe prendere delle pieghe un po' strane. In questo modo siamo sicuri che l'acqua rimanga così com'è. Prendiamo degli altri cartelli in barra e cominciamo a salire. Ok, qui mettiamo l'acqua e qui il cartello. Ok, anche questo passaggio lo velocizzerò perché comunque è noioso come gli altri. La cosa importante è che si continui ad alternare un cartello e un secchio d'acqua. A questo punto siamo in cima, non resta altro che mettere l'ultimo secchio d'acqua, che come vedete va a riempire il corridoio. Togliamo la torcia, perché tutto il percorso deve rimanere al buio. E a questo punto abbiamo quasi finito. Gli ultimi passaggi. Mettiamo l'acqua qui in fondo, in questo modo.
Così facendo abbiamo riempito la stanza d'acqua che scorre verso il basso. E poi piazziamo un secchio d'acqua qui, in modo che, come vedete, si è riempito tutto e porta l'acqua. Questo porterà i mob alla salita che gli abbiamo preparato. Ora non rimane che togliere le torce e subito, eccoli qua, i mob cominceranno a spawnare. Cerchiamo di uscire e chiudiamo il buco, in modo che tutta la sala sia piena d'ombra. Ora questo non ci serve più ed il lavoro è fatto, non ci resta che aspettare qui che arrivino i mob. Nell'attesa vi faccio vedere un paio di cose utili che ho costruito qui a portata di mano. La prima è il cestino. Questo serve per buttare qualsiasi cosa abbiamo di troppo. Ogni tanto qualcosa ci ritornerà in bag, basterà ributtarla ed il problema è risolto. Come vedete, ogni tanto saltano fuori, non è un problema. Un'altra cosa utile è la libreria con il tavolo per gli incantesimi. E ora non ci resta che aspettare. Ecco il primo, un colpetto e arriva l'exp. Può capitare che lungo il percorso i mob si facciano male in qualche modo, qualsiasi modo. Cosa succede? Semplicemente quando cadono muoiono da soli, lasciano il loot però non lasciano l'exp. Non importa, pazienza, tanto di exp in questo modo se ne fa a gratis e molto velocemente, semplicemente lasciando il PGFK. Quindi se ogni tanto ne muore uno, di certo non è un problema. Bene, per questo video è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.